Isola nell'isola, come ogni paese siciliano di mare o di montagna, di desolata pianura o di amena collina, la mia terra, la mia Sicilia, è Racalmuto, in provincia di Agrigento. Scriveva così Leonardo Sciascia di Racalmuto, legando le sue radici a quelle del suo paese di origine arabe, ricco di acque, di sale e di zolfo. L'altopiano di Racalmuto risulta così essere il cuore della Sicilia, aspra e amara, fertile e produttiva. Un ambiente sano che va tutelato e conservato grazie anche alla cultura del riciclo, differenziare per fare la differenza. Racalmuto è un paese straordinario, unico nel suo genere, il cui paesaggio attorno a sé ci richiama alla Sicilia interna. Il paese è un vascello che salpa, scrisse Sciascia, che fece del suo paese un microcosmo, una metafora per raccontare la Sicilia e l'Italia del suo tempo. Strade strette, un centro storico che si snoda attraverso il castello chiaramontano, di sicura origine normanna, trasformato intorno al 300, trasformandolo con le tipiche caratteristiche chiaramontane. Le due torri imponenti guardano ad est, lassù, al castelluccio. Oggi è sede del Mura, area museale di Racalmuto, dedicata all'arte sacra e contemporanea. Ma è attorno a Leonardo Sciascia che si snoda un viaggio sentimentale nei luoghi della memoria, partendo dalla Fondazione Leonardo Sciascia, nata per consentire, agevolare e promuovere lo studio e la consultazione delle opere dello scrittore. Alla fondazione si conserva la corrispondenza dello scrittore, migliaia di lettere che Sciascia ha ricevuto in circa mezzo secolo di attività letteraria. Ed inoltre una preziosa raccolta di ritratti di scrittori donati da Sciascia che fanno della Fondazione uno dei centri culturali più importanti nel panorama della cultura siciliana. La Fondazione Sciascia, cuore pulsante della memoria dell'autore del Giorno della Civetta, è tappa fondamentale del percorso turistico-culturale dedicato alla strada degli scrittori. Ed ecco l'aula scolastica del maestro Leonardo Sciascia,
nella scuola elementare Generale Macaluso, dove nacquero negli anni 50 le cronache scolastiche, primo nucleo delle parrocchie di Regalpetra. È la classe dove Sciascia ha insegnato dal 1949 al 1957. «Entro nell'aula scolastica», scrisse, «con lo stesso animo degli zolfatari che scendono nelle oscure gallerie». In questa casa, nel quartiere del Monte, Sciascia ha vissuto la sua infanzia, circondato dalle zie. Qui il giovane Sciascia iniziò le letture fondamentali della sua vita, da Manzoni a Diderot, un luogo fondamentale per lo scrittore che vi stabilì la residenza nel 1944 da sposato. Un legame forte con il suo paese e le sue radici, testimoniate da molte opere quali Le parrocchie di Regalpetra, Gli zii di Sicilia, La Sicilia come metafora e Occhio di capra. A pochi passi dalla casa paterna sorge maestosa la chiesa di Maria Santissima del Monte, dedicata alla compatrona di Racalmuto. Una statua di marmo bianco del Gaggini è ancora oggi l'icona della fede dei racalmutesi, che celebrano la loro compatrona la seconda settimana di luglio con una festa rossa e colorata che trova il culmine con la spettacolare presa della bandiera dei Borgesi e le prumisioni. Antica tradizione di fede e folklore che lo scrittore paragonò alla fiesta di Pamplona. Rossa fiesta, urlante grappolo di gioia. Lo stemma del comune di Racalmuto raffigura un uomo nudo che fa il segno di silenzio di fronte ad una torre. Stetti muto e silenzioso il mio cuore si rinvigorì, aleggia nello spirito dei racalmutesi che si specchiano nello stemma civico comunale. L'atrio settecentesco e il palazzo ospitarono fino al 1861 il convento delle Clarisse, fatto costruire dai Del Carretto, nobili di finale ligure e signori di Racalmuto. In quello che fu il giardino del convento fu costruito tra il 1870 e il 1880 il Teatro Regina Margherita. Progettato da Dionisio Sciascia, il teatro di Racalmuto richiama lo stile del teatro d'opera di fine Ottocento. Due ordini di palchi a ferro di cavallo, un grande palcoscenico e ricco di allegorie e luci con il sipario dei Vespri siciliani dipinto da Giuseppe Carta. Chiuso negli anni 60 dopo lunghi restauri, grazie all'intervento di Leonardo Sciascia, fu riaperto nel 2003. All'interno del teatro sono esposti i costumi di scena del tenore Salvatore Puma, tenore lirico di successo negli anni che vanno da 40 a 60, come Luigi Infantino, un altro tenore racalmutese di successo. Puma ha calcato i maggiori teatri europei. Dopo il teatro, un luogo assai fondamentale per la formazione di Leonardo Sciascia è stato il Circolo Unione, detto anche dei Do. Nato nel 1836, il circolo ha rappresentato il luogo della conversazione e del dibattito. Lo scrittore dedicò pagine intere e ironiche sulla vita del sodalizio. È nel marciapiede dove Sciascia passeggiava con gli amici soci del circolo, nel 1997 è stata collocata una statua che ricorda Sciascia tra la sua gente.
Il monumento è stato realizzato dallo scultore racalmutese Giuseppe Agnello, autore tra l'altro della statua del commissario Montalbano di Porto Empedocle. 20 anni dopo la collocazione della statua di Sciascia in piazza, a Racalmuto i cittadini di Hamilton, la città canadese dove vivono oltre 20.000 racalmutesi, hanno voluto una copia del monumento che farà bella mostra di sé nel cuore antico della città dell'Ontario, simbolo dell'unione e del patto di amicizia tra le due comunità gemelle. La statua di Sciascia nell'atto del passeggiare guarda i campanili del Duomo dedicato alla Madonna dell'Annunziata. Tra le tante chiese presenti di autentica bellezza, la chiesa madre sta al centro col suo stile gotico. Le tre navate della chiesa, adornate di putti e decori, ospitano numerose opere di Pietro d'Asaro, detto anche il monocolo di Racalmuto. Pittore di grande vaglia vissuto nel 600, la pittura del D'Asaro si rifà agli stili del Caravaggio. Al Duomo, oltre al misterioso autoritratto, si conservano la Madonna della Catena, l'Immacolata con i Santi Francesco e Chiara, la cenna in casa del Fariseo. Di notevole importanza gli altari lignei che testimoniano la ricchezza dello stile artigiano del tempo. Ecco Racalmuto, ecco la Sicilia di Leonardo Sciascia, un paese orgoglioso delle sue tradizioni, delle sue feste, dei suoi tanti personaggi illustri, un paese dove l'arte e la cultura promuovono la bellezza d'un ambiente sano, attraverso il riciclo, per un paese pulito e sano, per un futuro migliore.